dove ha conosciuto Fulvio Viola in occasione di una mostra, praticamente la sua ultima e una delle poche mostre di questo pittore, qui in Casa D'Annunzio. Come è arrivato Fulvio Viola a questa mostra in Casa D'Annunzio? Beh, sono passati ormai diversi anni, se non erro stiamo parlando del 2011 o del 2012, e venne qui e mi colpì molto quest'uomo. Era un uomo piccino, me lo ricordo, parlava piano, in maniera molto garbata. Nei miei confronti è stato veramente, non lo so, ho un ricordo di lui molto tenero. Qualcuno dice che era una persona scontrosa, schiva. Io l'ho trovato una persona, una bella persona, ecco quello che si dice, una bella persona. Era molto lontano da criteri di valorizzazione di tipo mercantile. Mi aveva raccontato che lui aveva lavorato, operato, mosso da sentimenti di autentica passione, null'altro. Poi mi ha mostrato delle fotografie delle sue opere e abbiamo selezionato quelle da esporre in mostra. All'epoca sarebbe stata mia intenzione anche realizzare un catalogo, ma purtroppo in quella circostanza non ci sono state delle risorse sufficienti per procedere in tal senso. Avevo parlato con il nipote sperando che prima o poi questa situazione si sbloccasse, ma in realtà poi è passato tempo e purtroppo non è successo nulla. Conservo ancora con grande piacere due piccoli quadretti che lui mi ha voluto donare, in cui ci sono degli elementi, questi pesci, questo, non so, le vedi alle mie spalle, questi fiori, questa mela, questa un'arancia piuttosto, delle composizioni, delle piccole nature morte, molto semplici, con una pittura estremamente materica, essenziale, con dei accostamenti cromatici molto intensi. Devo dire che rispecchiano in qualche modo proprio la personalità di quest'uomo, che amava la pittura, a mio parere, in una maniera anche fuori dagli schemi attuali. Erano le piccole cose essenziali quotidiane che lo colpivano e lui aveva piacere a ritrarle, anche abbinando dei colori con una sua nota originale. E quindi Fulvio Viola, secondo me, oggi merita sicuramente un rinnovato interesse. Mi dispiace molto che sia scomparso. Veramente avrei preferito poter fare qualcosa di più per lui, ancora lui vivente, ma in qualche modo non è mai troppo tardi per rinverdirne la memoria. Ne ho parlato anche col sindaco di Pescara, Carlo Masci. Si potrebbe fare qualcosa di stabile, di qualcosa che li metta in mostra stabilmente? Diciamo, noi abbiamo diverse strutture culturali nella nostra città, alcune sono anche sottoutilizzate o poco utilizzate. Certamente dobbiamo ragionare insieme ad altri enti, perché il Comune di Pescara gestisce il territorio, ma rispetto a interventi di questo genere occorrono anche altre istituzioni come la Fondazione Pescara Abruzzo e come anche i bracci operativi del Comune che operano nei settori culturali come il Museo delle Genti d'Abruzzo. Cosa ne penserebbe lei di un luogo permanente dedicato non solo a Fulvio Viola ma a tanti altri autori che rappresentano in un certo senso, se vogliamo chiamarla tra virgolette, la pescaresità, ma l'Abruzzo in generale? Ma io, a me pare che il Comune di Pescara abbia già nel Museo Vittorio Colonna, Museo d'Arte Contemporanea Vittorio Colonna, un luogo che era nato con questi presupposti. Anni fa ho realizzato una mostra Sentimento della Natura, esibendo una selezione di opere di tutti i principali artisti abruzzesi che hanno operato dall'inizio dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento. Credo che andrebbe fatta una riflessione approfondita
e invece di proporre artisti che non hanno niente a che fare con la città, cercare di fare una scrematura tra quelli che sono state le voci più essenziali e quindi proporre una rappresentazione di questi autori attraverso una selezione oculata della loro produzione, non tante opere per ciascuno, perché questo diciamo potrebbe essere anche controproducente, ma una selezione attenta per dare proprio un panorama di quelle che sono state le voci principali più autentiche di questa città.